Eccoci di nuovo in diretta, un viaggio verso la famiglia, è quello che noi vogliamo fare oggi. Abbiamo parlato di un'adozione di una famiglia straordinaria che hanno adottato appunto una bimba russa e adesso invece ribaltiamo il punto di vista, ribaltiamo il punto di vista e andiamo a vedere una ragazza, oggi è una bellissima ragazza che è stata adottata da una famiglia italiana. Benvenuta, benvenuta ad Grazie. Erika Dosi. Vieni dal Brasile, giusto? Sì, vabbè, il mio percorso dell'adozione è iniziata nel 2007, almeno per me, perché i miei comunque non avevano già fatto un altro percorso, eccetera, eccetera. In pratica io ero in istituto con i miei fratelli e avevo già una storia un po' particolare alle spalle, nel senso che mia mamma è morta quando ero molto piccola, cioè quando ero piccola. Quanti anni avevi quando? Sette. Io avevo 7 anni. sette. Mio fratello, quello più piccolo, era praticamente appena nato, aveva 7-8 mesi più o meno. E in pratica siamo Quanti stati un eravate? po'. Cinque fratelli, Cinque giusto? fratelli, sì, siamo stati un po' lasciati a noi stessi, nel senso che mio papà non ha saputo reggere quella che è stata la perdita della moglie. Ha sofferto Ha molto. sofferto molto e non ha saputo farsi una ragione, ecco. Per lui comunque è sempre stata un po' colpa dei figli, perché mia mamma è morta di un aborto. Per cui ha iniziato, vabbè, a ubriacarsi, non si vedeva, non si faceva più vedere praticamente a casa. E siamo andati avanti così per un po' di anni. Tu cosa ricordi, ecco, di quel periodo doloroso? Tuo padre, ecco, che tornava a casa ubriaco, cosa ti è rimasto, cosa ricordi? E io mi ricordo soprattutto lui, cioè comunque il fatto che non ha la debolezza, proprio il fatto di Non non ce la faceva. sapere, non ce la faceva, non ce l'avrebbe fatta mai, perché comunque secondo me quando ti trovi di fronte a una situazione o hai coraggio di andare avanti o ti abbatti, e lui è proprio non ce l'ha fatta. E mia mamma lo sapeva, infatti lei mi ha detto mi raccomando prenditi cura di tuo padre, perché lui non ce la fa. E tu eri piccolissima, avevi 7 anni, e tu ti sei presa cura di tuo padre e di tuoi fratelli? E certo, cioè ero la bambina più grande, per cui ero io che dovevo curare tutti gli altri. Per un po' di tempo, per un po' di anni ce l'ho fatta, però poi è arrivato a un certo punto. A 7 anni cosa facevi? E vabbè, pulivo casa, preparavo da mangiare, portavo i miei fratelli a scuola, Michael all'asilo, tutte queste cose. E andavo a scuola anch'io, perché comunque volevo diventare qualcuno, non volevo essere come mio padre. Siamo andati avanti così per un po' di anni, finché non è arrivato il momento in cui mio padre ha detto scegli, o rimani qui in questa casa o vai in istituto. Alla fine ho scelto l'istituto perché comunque volevo dare la possibilità ai miei fratelli di vivere e di avere un'infanzia che non ho mai avuto, perché comunque dovevo curare loro. Cioè, mentre le altre ragazze, gli altri bambini giocavano con le bambole, io avevo un fratello da curare, in sostanza. E in istituto è andata abbastanza bene, nel senso che era attrezzato per bambini. E per un po' di tempo siamo stati lì, era un po' strano, no? Perché comunque ritrovarti in un ambiente senza tuo padre, perché comunque nonostante tutti i suoi problemi era mio Era padre. tuo padre. Per cui però Tu gli volevi vedevo, bene. certo, cioè lo voglio anche adesso, non riesco a capire la sua debolezza, ecco, secondo me si va avanti. Tu non riesci a capire la sua debolezza, ancora adesso, sono passati tanti Sì, perché anni. E in secondo istituto me, le. come fai a non curare i tuoi figli? E quella è la cosa che mi lascia più perplessa. E in istituto tu sei sempre accanto ai tuoi fratellini, ti occupi di loro, Sì, vabbè, continui a sì. fare la mamma anche in istituto. Certo, io sono molto protettiva, anche adesso un po' lo sono. E allora, in istituto eravamo noi cinque. Però dopo è arrivata una richiesta di adozione da parte dei miei parenti per Wesley e Bruno, che sono i miei fratelli, che sono rimasti in Brasile, no? E vabbè, ci sono rimasta un po' male, però dopo mi hanno spiegato il perché di questa richiesta, nel senso che la famiglia di mia madre sosteneva che questi due non fossero figli di mio padre. E dato che tra le due famiglie c'è sempre stato un po' di contrasto, non è andata così.
Per cui noi siamo stati lì, Wesley e Bonaccio, mio fratello, sono stati adottati, noi siamo stati in istituto per un altro po' di anni. Mio papà ci veniva sempre a trovare la domenica, no? E ci diceva che ci avrebbero portati fuori dall'istituto, cosa che non è mai successa. Tu speravi di uscire un giorno fuori dall'istituto, sì, e di tornare, certo, con tuo padre? Sì, perché comunque ho promesso a mia mamma di prendermi cura di lui. Per cui era quella la cosa che... Infatti quando è arrivata la richiesta di adozione nel 2007, la mia prima reazione è stata no, io ho già un papà, io ho già una famiglia. E invece cosa era successo nel frattempo? E nel frattempo, vabbè, mio papà ha perso la patria potestà, nel senso che aveva un colloquio in tribunale e non si è presentato. E la domenica prima è venuto da me dicendo: guarda che ti porterò via da qua. E beh, niente, allora quando ci ha comunicato questa cosa, che è arrivata una richiesta di adozione, eccetera, eccetera, io ho rifiutato. Anche perché nell'istituto mi avevano già preparato per l'idea di andare a lavorare, che ormai una famiglia non avrei potuto più averla. Quanti anni avevi in questo momento? 13 anni, 12-13 anni. 13 anni. Allora, però le psicologhe dell'istituto sono state brave, nel senso che hanno fatto leva sui miei fratelli, perché loro sapevano che per me era la cosa più importante, per cui avrei fatto di tutto per loro. Allora mi ha detto: guarda che lì starai meglio, eccetera, eccetera, per cui alla fine ho accettato. Sono stata male perché comunque avevo rotto una promessa che avevo fatto a mia madre. Quindi però, per te è stata una scelta sofferta. Prima perché comunque a 13 anni prendere una decisione del genere, immagino, non è facile. Mm. E secondo perché tu comunque violavi in qualche modo una forma di promessa, sì, di giuramento fatta a tua madre nel momento in cui stava per morire. Sì. Però vabbè, Michael e Kaiki, cioè... Come si chiamano i tuoi fratelli? Michael e Kaiki. E Taiki. E per cui ci ha fatto la cosa migliore per loro, che poi si è rivelata. Ti sei comportata da mamma, lo possiamo dire? Come sempre. Cioè, fino a 13 anni ti sei comportata da mamma, hai fatto il loro bene. Sì. Cioè, loro erano la mia priorità, cioè tutto quello che facevo era per loro. Per cui anche quello. Poi è stata una cosa positiva anche per me, perché per la prima volta mi sono ritrovata ad essere figlia. Senti, quando è che tu hai capito la tua destinazione, che il tuo paese era l'Italia, che dovevi andare, dovevi partire dal Brasile, poi lasciare il Brasile, io immagino, non è stata una cosa indolore? Allora, più o meno era il febbraio del 2007 all'incirca. E vabbè, è arrivata tipo la foto con la descrizione della casa, di chi erano loro, e ho iniziato un po' a farmi un'idea, a capire, a cercare di capire, perché a me era importante capire. E niente, cioè allora ho parlato molto con la psicologa, perché mi ha sostenuto molto in questa cosa, perché sapeva che ne avevo bisogno. E allora abbiamo parlato anche con Michael e Kaiki, gli abbiamo detto che c'era questa possibilità, loro facevano salti di gioia, erano felici. Avete fatto una riunione di famiglia? Sì, praticamente sì. E mi ricordo ancora, no, che Kaiki andava a scuola con l'album delle foto che è arrivato dall'Italia, no? E diceva: guarda, questi saranno i miei genitori, cioè erano troppo felici. Infatti mi ricordo che dietro alle immagini c'è ancora delle scritte che abbiamo fatto, sia me che i miei fratelli. E quindi, ecco, qui vediamo lo striscione benvenuti. È stato, come dire, una scelta difficile quello di venire in Italia. Sì. Però l'accoglienza, questo striscione lo dimostra, è stata enorme. Sì, cioè sì, la tua famiglia adottiva ha fatto di tutto per accogliervi a braccia aperte. Sì. Sapeva, conosceva benissimo la tua situazione, conosceva benissimo la tua realtà loro... con i tuoi fratelli, e cosa accade? Sì, loro sono stati molto pazienti, soprattutto con me. Anche perché comunque avevo già una storia familiare alle spalle, una situazione non facile. Per cui si parlava molto di quello che era l'adozione, perché cioè di quello che era stata la mia vita prima dell'adozione, perché comunque c'era bisogno,